Ed eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video a casa di Alfi. Voglio fare il benvenuto a coloro che si sono iscritti e un grande bacio a coloro che mi seguono da sempre. Oggi, da come potete vedere, Alfi vi mostrerà la sua cena, il suo cenone della vigilia di Natale. Cosa ho preparato? Ragazzi, ho preparato delle vongole, delle fasolari con un pomodorino giallo. Beh, che dire, sono una vera prelibatezza, una squisitezza che andrò poi a cucinare insieme ai vermicelli trafilati al bronzo. Beh, la nostra cena è prettamente di pesce, quindi la vigilia di Natale per tradizione in Campania si mangia il pesce. È una tradizione molto molto antica perché già a quei tempi non mangiavano carne per una forma di scaramanzia, quindi da allora si è tramandata avanti questa tradizione e quindi da allora sempre la vigilia di Natale, ma anche la vigilia di Capodanno, si mangia il pesce. Quindi il menù che vedete per questa vigilia natalizia di Natale sarà anche il menù di Capodanno. Magari a Capodanno, la sera di Capodanno, il cenone di Capodanno, magari si mangerà per variare, possiamo mangiare un'orata, una cernia al forno, però di solito il menù che si fa la cena di Natale si fa anche al cenone di Capodanno. Questi sono dei broccoli di Natale che sono andata a preparare con aglio, olio, sale, limone, le pappacelle che si mettono anche in questa insalatona di broccoli di Natale e si va a condire il tutto. Già dalla mattina si prepara perché si deve insaporire fino alla sera, quindi la mattina ci prepariamo sia il polpo con le patate e i broccoli che vanno ad insaporirsi tutta la giornata con gli aromi che abbiamo messo. Beh, il polpo lo si può fare anche senza patate se non piace, però di solito noi lo condiamo con le patate perché si sposa molto bene il polpo con le patate, però potete farlo anche senza, quindi non è necessario mettere le patate. L'antipasto infatti per la nostra cena di Natale, della vigilia di Natale, è fatta di polpo e di broccoli. Questo è il nostro classico antipasto. Poi ci saranno varie sfizierie come tramezzini fatti con Philadelphia, salmone, creeremo un pandoro gastronomico con vari tipi di salse, di insalata capricciosa, Philadelphia, maionese, salmone. Ecco qui Maria Pia che si occuperà lei del pandoro gastronomico, perché Maria Pia è una delle mie figlie che ama cucinare ed è molto brava. Ha detto: mamma, stai tranquilla che me ne occuperò io oggi del pandoro, di prepararlo. E lo andremo a farcire con maionese, gamberetti, Philadelphia, salmone, insalata capricciosa. È un pandoro che ha un sapore dolciastro, ma che si sposa benissimo con gli ingredienti salati. Poi vado ad affettare anche un po' di formaggio. Questa è una caciottina alle erbe, è un tipo di formaggio che noi amiamo moltissimo, che ci piace tanto, e andrò a metterlo in tavola nel piatto insieme a varie stuzzicherie. Ed ecco, il nostro pandoro gastronomico è pronto. Io nel frattempo mi vado ad apparecchiare la tavola con questa tovaglia natalizia con dei decori, dei cuoricini rossi, che a me piace moltissimo. Infatti è un regalo che mi è stato fatto da mia cugina l'anno scorso e siccome mi piace tanto ho deciso di rimetterla quest'anno ed ha in abbinato anche i tovaglioli di stoffa rossi, che va a spezzare con il bianco e il rosso della tovaglia.
La tavola sarà una tavola molto semplice, ma fatta apparecchiata in uno stile classico, quindi niente sfarzosità. E poi andrò a mettere questi calici bianchi, dei calici da vino, sono, da come potete vedere, però noi amiamo bere, anche se non berremo noi vino, ma solo un po' mio marito e mio padre berranno un goccio di vino, noi berremo, vabbè, acqua e bibite, però è bello bere in quei bicchieri almeno quella sera di Natale. Ecco il nostro pandoro gastronomico che vado a mettere in tavola come centrotavola, perché da come potete vedere non opto per il centrotavola, ma mi piace mettere tutte le portate. Antipastini, stuzzichini, le alici marinate, quindi la nostra tavola sarà apparecchiata proprio semplicissima. I piatti sono bianchi perché ho optato per il bianco, perché piatti molto colorati o magari tutti rossi non mi piacciono tanto. Quindi i piatti bianchi per me danno quel tocco di classico, di eleganza. E dopo aver apparecchiato la tavola, mi dedico all'impasto delle zeppole, le classiche graffe senza patate, perché io uso la ricetta senza patate, opto per la planetaria per tempistica e quindi mi vado a fare l'impasto prima nella planetaria delle graffe natalizie senza patate. Sono davvero una bontà, una ricetta talmente facile, veloce e buonissima. Vado ad impastare giusto un altro pochino e poi andrò a formare un panetto dove taglierò tutti i pezzettini per formare le zeppole. Non vi faccio vedere la lievitazione per tempistica di video, ma dovranno riposare un paio d'orette poi le nostre zeppole. E poi dopo essersi riposate un paio d'orette le nostre zeppole andranno fritte nell'olio di girasoli. Ed ecco qua le nostre zeppole che stanno friggendo. E questo sarà il nostro dolce per il nostro cenone della vigilia di Natale, perché sono delle zeppole che veramente amiamo tutti. I nostri vermicelli che sono in cottura, che saranno fatte con il sugo delle vongole e le fasolari che vi ho fatto vedere prima. Sono una delizia, veramente una bontà. Beh, da come potete vedere, le nostre portate sono belle abbondanti perché noi in Campania amiamo il piatto di pasta, deve essere abbondante. Quindi le nostre porzioni sono sempre un po' più eccessive, ma è la nostra tradizione, amiamo mangiare un po' in più. Beh, che dire, il nostro cenone è pronto,
quindi la pasta, la frittura e che andremo poi a mangiare, quindi anche io dopo aver cucinato mi siederò a tavola con la mia famiglia. E a questo punto voglio dirvi solo grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite. Se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sempre sui miei video. Beh, che dire ragazze, buone festività, buone feste a tutti, un bacione da Alfi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!